tempo non tanto lontano, in un luogo d'incanto, 27.000 anime che giocano, 27.000 anime che lavorano, 27.000 anime che si amano e una che scodinzola. Italo, questo è il nome che gli avevano dato. Partecipava a tutte le funzioni, anche ai funerali. Tutti i giorni puntuale all'uscita di scuola. Ma non tutti erano dalla sua parte. Si è per la storia del cane, avete chiamato in 300, dateci il tempo di lavorare. No, io sono l'insegnante di suo figlio. Ora, se permette, la devo proprio salutare, signora. Laura. Signora Laura. Se lei ha un secondo, io dovrei avere una penna, così se lo scrive e la prossima volta non se lo dimentica. Di quella barbara tragedia che sta terrando agismo nella nostra città, loro sono i responsabili. Diciamo no al sindaco Blanco e ai suoi compari. Hanno chiamato in comune per dire che c'era un randaggio. Ma non ho fatto del male a nessuno. Tu non ti preoccupare, che il cane lo facciamo sparire. Ho deciso di candidarmi a sindaco. Eh? O cane. Comunque ho capito che qua voi siete tutti di un pezzo, eh. Poi c'è in più il fatto che siete maschi, che non giova mai alla conversazione. Che cosa ti avevo detto? Lo volevano ammazzare. Mamma me l'avrebbe fatto tenere. Marco Bocci, Elena Radonicic, Barbara Tabita, Italo, da gennaio al cinema.